Ciao a tutti, io sono Patrick Chedera e la canzone che abbiamo ascoltato è la Ballata di Calcata, una canzone che ho dedicato a questo straordinario luogo che non è solo uno dei posti più belli del Lazio, secondo me, ma uno dei luoghi più belli dell'intero universo, proprio per le anime che lo abitano, le anime che lo hanno attraversato e per ciò che ha rappresentato e rappresenta, per tutti gli artisti e per tutte le anime che lo attraversano. Un luogo che riesce ad essere lo specchio perfetto per ognuno di noi e che mette in luce quelle parti del sé che nessun altro luogo riuscirebbe a portare così in evidenza. Ed è questa proprio quella che io considero la magia di Calcata. La canzone nasce come una ballata e racconta proprio questa esperienza, questo miracolo che avviene nel momento in cui si varcano le porte di Calcata. Nella canzone vengono citate anche alcune personalità, tra cui Angela Marrone, che è quella che io considero una delle pittrici più incredibili e straordinarie del secolo scorso e di questo secolo. Ed è qui di Calcata un vero patrimonio di questo luogo. Ringrazio la Grotta dei Germogli di Pancho Garrison, di Antonella Morucci, di Mario Panaro per aver sostenuto nel tempo questo brano che, ripeto, è dedicato veramente con il cuore ad ogni singola pietra di questa terra immaginaria e reale al tempo stesso e ad ogni persona che la abita. Grazie a tutti. La canzone La Ballata di Calcata nasce alla Grotta dei Germogli, nasce uno dei luoghi prediletti insieme al Granarone, insieme ad altre realtà storiche di questo luogo meraviglioso. Ed è proprio la Grotta dei Germogli che è stata la prima ad ospitare il brano, dove avvenne la prima esecuzione, quindi rimarrò sempre per sempre legato affettivamente a Pancho Garrison, a Mario Panaro, ad Antonella Morucci, per avermi dato l'opportunità di raccontare la mia storia di Calcata tradotta in questa canzone. E quindi ringrazio la Grotta dei Germogli ed auguro a Calcata e a tutte le sue realtà di continuare ad essere se stesse, come hanno sempre fatto, con tutte le contraddizioni del caso, con tutte le meraviglie insite, con tutti i loro segreti, e di continuare ad essere il grande bagaglio creativo e artistico che è stata per tutti questi decenni. Questo è il mio augurio, con sincero amore. Quello che auguro al mondo della musica, per quello che posso dire io, è di continuare a crearsi delle opportunità al di là dei mercati, diciamo quelli ufficiali, di riuscire a riscoprire la bellezza dell'indipendenza artistica e che possano nascere artisti sempre più orientati verso non un mercato univoco, ma un mercato che apra anche a soluzioni più rischiose, a soluzioni più appunto creative. Questo è quello che auguro al mondo della musica.